Dal 2014 Rete Ferroviaria Italiana ha introdotto nel suo capitolato un nuovo progetto. Un progetto immenso che non riguarda realizzazioni di nuove tratte, né di nuove stazioni, né di nuovi collegamenti. Nulla di tutto ciò. Ma è un progetto che riguarda tutte le linee ferroviarie in Italia già completate e in servizio. Un progetto che riguarda una parte essenziale della struttura ferroviaria, un componente che, senza esso, la maggior parte dei treni non potrebbero più circolare sulle principali ferrovie italiane. Sto parlando delle linee aeree, più precisamente delle sospensioni. Come tutti sappiamo, le sospensioni ferroviarie servono a sorreggere le linee aeree, costituite da fune, cioè il cavo superiore, e filo, cioè il cavo inferiore, dove proprio su quest'ultimo struscia il cosiddetto pantografo, che con una spinta di 6 kg rimane a contatto appunto con il filo per alimentare il treno. Le sospensioni non sono tutte uguali, ogni linea ferroviaria ha delle sospensioni diverse, che possono essere magari di materiale più leggero, più pesante, o magari più vicine o più lontane rispetto al binario. Che ricordo, l'altezza minima tra filo e binario è di 4,50 metri e l'altezza massima è di 5,20 metri. Le sospensioni più note sono le mensole tubolari in acciaio, che abbiamo visto un po' tutti, le stesse che troviamo sulla linea lenta, per intenderci. E ovviamente le sospensioni non sostengono appunto tutte lo stesso tipo di linee di contatto. Ci sono sospensioni che sostengono le linee a 25 kV in corrente alternata, come la Roma-Napoli AV, e quelle a 3 kV in corrente continua, come ad esempio nella linea lenta. Ma tornando a parlare del progetto di prima, Rete Ferroviaria Italiana ha intenzione di standardizzare le sospensioni di tutte le linee in Italia con un'unica tipologia, sia sui sostegni esterni che dentro le gallerie. Cioè, vuole avere un tipo di sospensione uguale per tutte le linee ferroviarie italiane, sia sulle linee ad alta velocità, sia sulle linee tradizionali. Sto parlando delle mensole orizzontali in alluminio, conosciute anche come Omnia. Un progetto enorme, se si pensa che in Italia, su 12.300 km di linea elettrificata, c'è un sostegno ogni 50-60 metri. Oggi dunque vi parlerò delle nuove Omnia, andandole ad analizzare meglio, prendendo in considerazione una linea ferroviaria, che forse avrete già capito qual è. Soprattutto chi mi segue da tanto tempo, la direttissima Roma-Firenze. La DD Roma-Firenze è stata la prima linea ad alta velocità costruita in Europa, una linea soggetta spesso a lavori di manutenzione, soprattutto negli ultimi anni, con interventi straordinari sia diurni che notturni per l'installazione della nuova tecnologia ERTMS. Il primo tratto, cioè tra Settebagni e Città della Pieve, fu inaugurato il 24 febbraio del 1977. Ovviamente la direttissima nasce come linea elettrificata. Le prime sospensioni fissate, cioè installate insieme alla costruzione della ferrovia, furono le sospensioni di tipo Y. Sospensioni molto complesse e soprattutto pesanti, le quali furono successivamente sostituite nei primi anni del 2000 con sospensioni in lega di alluminio. Sospensioni che sono rimaste e che in alcuni tratti ancora rimangono applicate dopo 25 anni dall'installazione lungo la DD. Sto parlando delle sospensioni SA0BC e delle sospensioni SA0BT che appunto, come ho già detto, in questi giorni stanno venendo sostituite con le più moderne Omnia. Questo perché proprio quest'ultime hanno più vantaggi rispetto alle sospensioni attuali. Per esempio, sono più leggere, costano molto di meno in quanto realizzate con una lega di alluminio più sottile, sono più facili nelle manutenzioni e hanno pochi componenti rispetto alle altre sospensioni. E inoltre sono anche più precise nella poligonazione, che, per chi non sapesse cos'è, è quel zigzag che fa il filo in linea per non consumare il pantografo nello stesso punto. Ma ora andiamo ad analizzare le Omnia più nel dettaglio.
La prima cosa che possiamo notare è che ovviamente le Omnia, come le sospensioni precedenti in DD, hanno come sostegno il pendolo e non il traliccio stesso. La sospensione è attaccata al pendolo tramite due attacchi, cioè i numeri 1 e 2 nella figura. Attacchi che si muovono orizzontalmente perché appunto seguono il movimento del filo e della fune. L'attacco numero 1 tiene attaccata la mensola, indicata con il numero 3, che è a sua volta sostenuta dal tirante, il numero 4, che appunto tiene sulla mensola con un attacco a forcella, indicato con il numero 5 nella figura. Poi, ovviamente, anche questa sospensione è dotata di un isolante portante e di un attacco portante, indicati rispettivamente con i numeri 6 e 7, che servono a sostenere la fune. Mentre sotto la mensola è fissato il braccio di poligonazione, che si può vedere indicato con il numero 8, che tramite un attacco sostiene a sua volta il tirante di poligonazione, il numero 10, che termina con un morsetto attacco, che sostiene il filo. Entrambe le omnia, sia quelle del binario dispari che quelle del pari, sono identiche, ad eccezione della lunghezza della mensola. Ma ora andiamo a vedere come vengono installate queste nuove sospensioni. Ore 1:20. Alcuni operai si collocano al chilometro 28 della DD Roma Firenze, quindi in piena linea, per lavorare alla sostituzione delle sospensioni SA0BC, quindi sul binario pari. Il mezzo in questione, che state vedendo ora, è l'autoscala polivalente N100, che traina anche un carrello carico di pendoli. Gli operai procedono con la rimozione delle sospensioni SA0BC, allentando gli attacchi al pendolo, rimuovendo direttamente tutta la sospensione. Poi procedono con la rimozione del tirante, e successivamente rimuovono anche il pendolo. Successivamente, il braccio meccanico del carrello carica i nuovi pendoli delle Omnia su una scala elettrica FIPEM tipo F2E. Mentre l'autoscala N100 procede in avanti per rimuovere le sospensioni sugli altri tralicci, la scala elettrica F2E rimane sul traliccio rimasto senza sospensione per installare il pendolo delle Omnia. Dietro la scala elettrica F2E avanza un altro mezzo d'opera, l'autoscala APV300. Su questa autoscala gli operai installano e fissano le nuove Omnia ai pendoli fissati precedentemente sulla scala elettrica F2E. Gli operai cominciano a montare i nuovi pezzi delle Omnia, fissando mensola e tirante al pendolo. Successivamente stringono l'attacco a forcella per attaccare la mensola al tirante, in modo tale che quest'ultimo possa sostenere la mensola, appunto.
Poi si procede con l'installazione del braccio di poligonazione della sospensione. E dopo, ovviamente, anche con il tirante di poligonazione. E per finire si lavora nel riposizionare perfettamente il filo sul morsetto attacco. Completata l'operazione al traliccio, l'autoscala PV300 procede in avanti per lavorare ai tralicci successivi. I tre mezzi d'opera procederanno in questo modo fino alle 4 di notte, per poi fare inversioni di marcia e rientrare al posto comunicazione di Capena. La mattina dopo, andando ad analizzare da più vicino, i lavori svolti sono più chiari. Si può notare subito la differenza tra le nuove sospensioni Omnia e le ormai anziane SA0BT. Come già detto, la notte gli operai hanno lavorato solamente sul binario pari, ed è per questo che sul dispari sono ancora presenti le sospensioni attuali. E ovviamente, dopo un intervento del genere, non può mancare il passaggio del treno diagnostico Diamante 2.0, che analizzerà se tutti i lavori siano stati svolti correttamente o se avranno portato a qualche difetto sulle linee aeree. Non c'è una data precisa in cui è previsto il completamento di questo enorme progetto, ma quello che per ora sappiamo è che questi lavori sono già iniziati, come ad esempio sulla Messina-Siracusa, tra Contessa e Messina Scalo, ad esempio sulla linea lenta, in alcuni tratti sopra Orte, oppure ad esempio in direttissima, nei tratti come PC Civitella e Galleria Castiglione, oppure per esempio tra PC Capena e il chilometro 28, cioè il tratto di linea vicino a casa mia, appunto. Ancora una volta, la DD Roma-Firenze sta subendo degli interventi, stavolta più piccoli, ma che comunque cambieranno per sempre il suo aspetto.